Quest'altro esercizio ci chiedono di determinare, di studiare, determinare l'intervallo di convergenza semplice o puntuale di questa serie di funzioni e determinarne eventualmente uno di convergenza totale. La serie, in questione è sommatoria perenne che va da 2 all'infinito di x quadro meno 1 fratto x quadro più 1 tutto elevato al logaritmo di n, dove in questo caso si intende per log di n log naturale in base e. Per prima cosa determiniamo l'insieme di esistenza, l'insieme di definizione di questa serie di funzioni e naturalmente guardando come è strutturata andiamo subito a notare come dobbiamo porre la quantità che c'è alla base, ovvero x quadro meno 1 fratto x quadro più 1, positivo al massimo 0, quindi deve risultare che x al quadrato meno 1 fratto x al quadrato più 1 debba essere maggiore o uguale di 0. Questa frazione è maggiore o uguale di 0, dire che x quadro meno 1 fratto x quadro più 1 sia maggiore o uguale di 0 equivale a porre il numeratore maggiore o uguale di 0, evidentemente in quanto il denominatore, ve lo ricordo, il denominatore che è x quadro più 1 è sempre positivo per ogni x appartenente ai reali e non si annulla mai. Quindi x quadro meno 1 è maggiore o uguale di 0 quando disequazione di secondo grado pura verificata per valori esterni, quando x è minore di meno 1 oppure x è maggiore o uguale di 1, che si può scrivere evidentemente modulo di x maggiore o uguale di 1. Quindi il modulo di x maggiore o uguale di 1 rappresenta l'insieme di definizione di questa serie di funzioni, naturalmente all'interno del quale dovremmo considerare l'insieme θ di convergenza puntuale o semplice. Ovvero diremo quindi che I è, lo possiamo scrivere, modulo di x maggiore o uguale di 1. O anche se vogliamo scriverlo in intervalli, x appartenente all'intervallo sarà meno infinito meno 1 unione 1 più infinito, evidentemente la stessa cosa. Scriviamo ad esempio con x, quindi in questa maniera. Ora dobbiamo determinare l'insieme di convergenza semplice, puntuale. Per farlo andiamo a riscrivere in un altro modo questa funzione. Ricordiamo che per una nota proprietà riguardante gli esponenziali e i logaritmi, x quadro meno 1 fratto x quadro più 1 tutto elevato al logaritmo naturale di n, possiamo scriverlo come e elevato logaritmo di n che moltiplica il logaritmo di x quadro meno 1 fratto x quadro più 1. Visto che qui abbiamo un prodotto, per una proprietà chiamata proprietà della potenza di potenza, a sua volta questa la possiamo scrivere come e elevato, visto che si moltiplicano questi due, c'è cioè un per qua, log di n a sua volta elevato al logaritmo di x quadro meno 1 fratto x quadro più 1. Ma e elevato il logaritmo in base di n è. Quindi questa in definitiva non è altro che x quadro meno 1 fratto x quadro più 1 elevato al logaritmo di n si può scrivere come n elevato al logaritmo proprio di x quadro meno 1 fratto x quadro più 1. Ma allora stiamo parlando di che cosa? Di una n elevato a una g di p, una g di x, ovvero di una serie di funzioni di Riemann che, ve lo ricordo, converge puntualmente se g di p, ovvero la funzione, in questo caso g di x, ovvero log di x quadro meno 1 fratto x quadro più 1, risulta essere maggiore di 1, perché si riconduce al concetto di serie armonica generalizzata. Quindi, θ, l'insieme di convergenza puntuale, sarà log di. Oh, attenzione però, n la log è scrivibile come 1 su, quindi un meno davanti. Perché c'è questo meno davanti? C'è il meno davanti perché appunto n la log, n alla g di p,
è 1 su n alla meno gdp, quindi 1 su n elevato meno log di x quadro meno 1 fratto x quadro più 1. E a questo punto meno log di x quadro meno 1 fratto x quadro più 1 deve essere maggiore di 1. Credo che sia chiaro il discorso. Dobbiamo risolvere questa disequazione. Ripeto, tutto questo perché x quadro, scriviamo l'insieme di definizione un pochino più avanti, sommatoria per n che va da 2 all'infinito di x quadro meno 1 elevato, x quadro meno 1 fatto x quadro più 1 elevato alla log di n, lo possiamo scrivere come 1 su n elevato a meno log di x quadro meno 1 fratto x quadro più 1. Serie di funzioni di Riemann. Avete visto come spesso ricorre questo tipo di serie, che non tutti la chiamano così, può essere chiamata anche serie armonica generalizzata, va bene lo stesso. Quindi vediamo quando è che meno log, questa funzione è maggiore di 1, affinché evidentemente converga puntualmente o semplicemente questa serie qua. Allora, intanto cambiamo segni. Log di x quadro meno 1 fratto x quadro più 1 deve essere, se cambiamo i segni, attenzione, se moltiplichiamo per meno 1 ambi due membri, deve essere quindi di conseguenza minore di meno 1. Se mettiamo e sotto ciascuno dei due membri, questo significa porre x quadro meno 1 fatto x quadro più 1, vi ricordo che e elevato log di x quadro meno 1 fatto x quadro più 1 è x quadro meno 1 fatto x quadro più 1 è minore di e alla meno 1, quindi minore di 1 su e. Allora a questo punto, chiedo scusa, abbiamo che portando quell'1 fatto e dalla parte sinistra, quindi cambiandolo di segno, dobbiamo risolvere x quadro meno 1 fratto x quadro più 1 meno 1 fratto e minore di 0. Minimo comune multiplo che moltiplica x quadro più 1, quindi avremo e che moltiplica x quadro più 1 e moltiplicherà quindi x quadro meno 1, quindi e che moltiplica x quadro e per meno 1 e meno e, meno 1 va a moltiplicare x quadro più 1, quindi viene un meno 1 meno x quadro, tutto questo minore di 0. Allora raccogliamo un x quadro al numeratore, abbiamo che x al quadrato che moltiplica un e meno 1 meno 1 meno e tutto fratto e che moltiplica x quadro più 1 deve essere minore di 0. Vediamo dov'è che questa frazione è pertanto negativa. Studiamo il poniamo il numeratore maggiore di 0 e il denominatore maggiore di 0. Il denominatore, che è dato da un prodotto di una costante sempre maggiore di 0 e x quadro più 1, che abbiamo già visto essere sempre maggiore di 0, in pratica dobbiamo semplicemente porre x al quadrato che moltiplica e meno 1 meno 1 meno e tutto quanto maggiore di 0, il che vuol dire portare meno 1 meno e dalla parte destra cambiando di segno, viene x al quadrato maggiore del rapporto fra e più 1 e meno 1, il che vuol dire che disequazione di secondo grado verificata da valori esterni, x minore di meno radice quadrata di e più 1 fratto e meno 1 unione, vuol dire oppure x maggiore di radice quadrata di e più 1 fratto e meno 1, ma siccome è positivo questo numeratore per valori esterni, ci chiedono qual è che la frazione, il denominatore comunque è sempre positivo, sarà negativo per valori interni, quindi la soluzione di questa sarà x compreso, attenzione, fra meno radice quadrata di e più 1 fratto e meno 1 è radice quadrata di e più 1 fratto e meno 1. E quindi questo rappresenterà l'insieme di convergenza puntuale o semplice della nostra serie di funzioni, detta così chiamata di funzioni di Riemann. Ovvero possiamo dire quindi che questo lo possiamo scrivere come evidentemente modulo di x minore, direttamente lo possiamo scrivere di radice quadrata di e più 1 fatto e meno 1, e quindi questo è l'insieme di convergenza puntuale che evidentemente intersecato
all'insieme di definizione che ho cancellato, ed era modulo di x maggiore o uguale di 1, abbiamo che teta in definitiva è x appartenente a R tale che x sarà compreso tra naturalmente x in modulo, visto che entrambi li abbiamo potuti indicare in modulo sia l'insieme di definizione che la convergenza puntuale, x in modulo compreso, quindi abbiamo x in modulo maggiore o uguale di 1 e minore, attenzione, non uguale, di radice quadrata di e più 1 fratto e meno 1. Questo è l'insieme di convergenza semplice e puntuale della nostra serie di funzioni. A questo punto la parte difficile l'abbiamo fatta, perché adesso, come al solito, la parte facile, perché si è spiegata bene, la convergenza uniforme totale è la parte più facile, per lo studente è la parte più difficile. In realtà lo studio della convergenza totale è strettamente legato, quindi l'insieme di convergenza totale deve essere contenuto in questo insieme di convergenza semplice puntuale, quindi deve essere un sottoinsieme di teta. E in questo caso, visto che abbiamo capito che stiamo parlando della serie di funzioni di Riemann, sappiamo tutto su di essa. Cioè possiamo dire che sommatoria, o lo possiamo indicare col sub, o semplicemente possiamo maggiorarla, somme per n che va da 2 all'infinito di questa, ovvero di questa, quindi di 1 fratto n elevato meno log di x quadro meno 1 fratto x quadro più 1 è minore uguale della somma per n maggiore o uguale di 2, per abbreviare, di che cosa? Di, evidentemente, 1 su n elevato meno log di alfa al quadrato meno 1 fratto alfa quadro più 1, perché ve lo ricordo, c di alfa è tale che p appartenente a i, tale che g di p, la nostra funzione, meno log di squadro meno 1 fratto squadro più 1, sia maggiore o uguale di alfa. E allora dobbiamo porre, evidentemente, deve risultare che meno log di alfa quadro meno 1 fratto alfa quadro più 1 debba essere, evidentemente, meno log di alfa quadro meno 1 fratto alfa quadro più 1, evidentemente sia maggiore di 1. È la stessa equazione di prima, dove al posto di x evidentemente c'è alfa, il risultato è alfa minore di radice quadrata di e più 1 fratto e meno 1, evidentemente. E allora chi è il nostro c di alfa, cioè il nostro insieme di convergenza totale? Sarà modulo di x sicuramente maggiore o uguale di 1 e minore evidentemente di, è uguale, ve lo ricordo, di alfa, dove alfa, per ogni alfa, ve lo ricordo, minore proprio di radice quadrata di e più 1 fratto e meno 1. Questo rappresenta l'insieme di convergenza totale richiesto dall'esercizio. Avete visto come la difficoltà di questo esercizio fosse solamente rappresentata dalla determinazione fondamentale per i fini dello studio successivo della convergenza totale dell'insieme di convergenza puntuale o semplice. Per questo esercizio, video è tutto, non perdetevi i prossimi video ancora riguardanti le serie di funzioni. Ciao a tutti.